autostrade fatte ferrovia, ferrovia sul Tibre, sana la terra, sane le fibre, privato in tre. Andiamo con il Tibre ferroviario e ci salviamo il clima, per questo c'è bisogno che i politici facciano delle scelte importanti, eque e vincolanti, senza quelle non c'è prospettiva. E questo quindi la battaglia principale che abbiamo davanti. Perché salviamo il clima! Insieme salviamo il clima! Insieme salviamo il clima! Alla conferenza mondiale sul clima di Parigi andiamo tutti con il Tibre ferroviario e ciclabile. Questo è il contributo del nostro per risparmiare inquinamento, per dare più servizi, per la mobilità moderna. Domani a Parigi si aprirà la conferenza mondiale sul clima. Oggi il territorio tedesco si prende un impegno importante, quello di contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici con due opere utili e sostenibili, dove si chiede alla Regione Lombardia di inserire nel piano delle infrastrutture del sistema di trasporto e della città. Salviamo il clima, salviamo il clima, salviamo il clima. Saranno utili non solo al clima ma anche all'economia del nostro territorio. Saranno servizi finalmente moderni per una nuova mobilità. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato all'organizzazione di questo evento. Un grazie particolare alle scuole per la preziosa e significativa collaborazione. Oggi è presente anche una delegazione del Polo Romani e poi diranno qualcosa e daranno un saluto alla manifestazione. Un grazie particolare al sindaco, all'amministrazione comunale, alle GEV, al personale del Comune di Casalmaggiore per l'ospitalità e per la preziosa collaborazione. Ma direi un applauso a tutti noi, in particolare per chi è venuto qui oggi con mezzi sostenibili, quindi col treno, a piedi, in bicicletta, con i roller. È una presenza importante, significativa, per un futuro di mobilità sostenibile. Detto questo, darei la parola adesso al rappresentante del Comune di Casalmaggiore, che a nome anche della Consulta Casalasca darà un saluto a tutti noi alla manifestazione a nome delle istituzioni casalasche. Prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, sono Stendini, consigliere di Casalmaggiore con delega all'ambiente. Porto i saluti dell'amministrazione comunale, il sindaco impegnato, quindi rappresento in questo momento l'amministrazione. Grazie, un forte grazie a tutti quelli che hanno raggiunto Casalmaggiore, bellissimo vedere così tanta gente, in particolare a piedi, in bicicletta e anche sui palchi. Un grazie in particolare a Cesare per il carisma che ha e l'organizzazione che ha avuto per questo evento, che non era facile. Un grazie anche a tutti i sindaci del Casalasco e di tutti i comitati. Grazie ancora al comune di Casalmaggiore per l'impegno e perché ci ha creduto in questa manifestazione. Ecco che sta arrivando il messaggio della nostra manifestazione a tutto il mondo. Oggi in tutto il mondo ci si mobilita per il clima e anche il Casalasco è presente. Ragazzi, su tre file al centro della piazza. Dietro salviamo, poi il clima davanti. No, scusate, dovete guardare qua. Mettetevi là. Salviamo dietro, il al centro, clima qua davanti. Come ricordato prima, domani a Parigi si aprirà la 21ª conferenza mondiale sul clima.
i capi di Stato di 196 paesi si riuniranno per cercare un accordo sul clima. Per questo oggi tutto il mondo si mobilita per il clima, per chiedere di fermare il surriscaldamento del pianeta, provocato dalle attività umane insostenibili, principalmente dalla combustione di materie fossili, carbone, petrolio e gas. Siamo all'ultima chiamata utile, prima che i processi diventino irreversibili con conseguenze catastrofiche. Eventi climatici estremi, ondate di calore, alluvioni e mareggiate che aumentano i rischi idrogeologici, perdita di fertilità del suolo e della biodiversità, desertificazioni, salinizzazione delle falde acquifere, scioglimento dei ghiacciai, erosioni delle coste e innalzamento del livello medio dei mari. 9 dei 10 anni più caldi sono tutti concentrati dal 2000 in poi. Il 2014 l'anno più caldo dal 1880 e probabilmente sarà superato dal 2015. I cicli vitali della biosfera sono in pericolo. L'intera pianura padana rischia di essere sommersa se le tendenze in atto non verranno subito invertite. L'ONU prevede che entro il 2050 saranno oltre 200 milioni di profughi ambientali in fuga dai cambiamenti climatici. Per questo è di vitale importanza l'esito, ad oggi ancora incerto, del summit mondiale sul clima di Parigi. Questo accordo può salvarci dalla catastrofe climatica, perché vi si dovrà definire un nuovo piano di riduzione delle emissioni globali di gas serra. Durante il recente G7 sul clima, infatti, si è parlato ancora di contenere le temperature globali entro il limite dei 2 gradi, sapendo dei rischi e dei danni ambientali ed economici che questo sicuramente comporterà. Per questo, oggi tutto il mondo si mobilita per chiedere che l'asticella dell'impegno e degli obiettivi nella lotta ai cambiamenti climatici sia molto più ambiziosa e punti a stabilizzare il clima e non ad un pericoloso e costoso adattamento. Che dalla COP21 di Parigi scaturisca un accordo equo, legalmente vincolante, con impegni concreti e urgenti, in grado di accelerare la transizione verso la decarbonizzazione e lo sviluppo sostenibile. Risuonano da Nairobi le parole di Papa Francesco: sarebbe catastrofico se alla COP21 prevalessero gli interessi privati sul bene comune, fino alla manipolazione delle informazioni per proteggere i propri progetti. Abbiamo la tecnologia per abbandonare i combustibili fossili, ma dobbiamo dimostrare di volerlo. Servono politiche energetiche alternative a tutti i livelli, fermare la corsa alle pericolosissime trivellazioni per la ricerca di nuovi giacimenti di combustibile, sviluppare le energie rinnovabili, eliminare gli sprechi, gli oggetti usa e getta, aumentare l'efficienza degli impianti esistenti, riforestare e cambiare i sistemi di produzione agricola, modificare e ridurre i consumi, cominciando dai trasporti, dall'edilizia e riducendo drasticamente il consumo di carne d'allevamento. Pensate che da qui arriva il 20% dei gas serra. Riconvertire il modello economico e sociale si può, lo dimostrano gli esempi di comuni virtuosi che adottano piani clima, bloccano il consumo di suolo salvaguardando l'agricoltura contadina. Ognuno però deve fare la sua parte, a partire dalla realtà in cui vive. In questo senso, il significativo livello di adesione e la straordinaria partecipazione a questa manifestazione testimoniano la consapevolezza di questo territorio in ordine alla gravità della situazione climatica e la volontà di voler contribuire a risolverla, passando dalle parole ai fatti, con la richiesta urgente di realizzazione di opere utili e sostenibili, quali il Tibre ferroviario e ciclabile, il potenziamento della linea ferroviaria Mantova-Milano e la ciclabile Vento. Proprio in questi giorni, in 30 consigli comunali, quelli della Consulta Casalasca e di altri comuni del Parmense, Cremonese e Mantovano, si sta approvando l'ordine del giorno sul Tibre ferroviario, nella soluzione del tracciato Parma-Casalmaggiore-Piadena-Mantova-Verona. In questo documento si chiede alla Giunta regionale della Lombardia di inserire nel piano delle infrastrutture strategiche il potenziamento di questa linea ferroviaria insieme alla ciclovia del Tibre. Sosteniamo con forza questa richiesta, dai costi peraltro molto contenuti,
per le positive ricadute che queste opere avrebbero sul territorio in termini ambientali, economici e sociali. Proseguiamo da domani stesso l'iniziativa politica avviata con la convocazione urgente di un consiglio comunale aperto a Casalmaggiore, a cui invitare i sindaci e le province interessate dal tracciato, nonché tutta la politica del territorio, per portare questi progetti all'attenzione del Presidente Maroni e del Ministro Delrio. L'obiettivo è alla nostra portata, poiché il Governo, in considerazione della scarsità di risorse, ha chiesto alle Regioni di operare una riduzione del fabbisogno di investimento attraverso una rigorosa selezione delle opere strategiche, secondo un ordine decrescente di priorità, che vede al primo posto il potenziamento della mobilità ferroviaria. Per la salute del pianeta e dell'economia è arrivato il momento di inaugurare una nuova stagione, quella delle opere utili. Sia il Tibre ferroviario e ciclabile, insieme possiamo salvare il pianeta, perché la più grande minaccia al nostro pianeta è credere che qualcuno lo salverà. Qualcun altro lo salverà. Grazie. Appoggiamo tutti ovviamente questa iniziativa, perché è veramente utile per l'ambiente che molte volte i cambiamenti possono spaventare le persone, ma penso che sia arrivato il momento di cambiare la tendenza e appoggiare questa iniziativa. Grazie ancora e buona giornata a tutti. Grazie Andrea. Vuole ferrovia, no, autostrade, passe ferrovia. Risparmia con ferrovia, con autostrade si butta via, arrivato il treno. Non mangia, non beve, non fa fumo, non fa rumori, senza motori, salva i cuori, a due pedali, cavallo d'acciaio, a due pedali, pedala, pedala, due pedali, non va e ospedali, cavallo d'acciaio, a due pedali, pedala, pedala, più pedali, più scaldi nelle rote, tanti raggi, cavallo d'acciaio, a due pedali, pedala, pedala. Adesso abbiamo il tempo per fare almeno un paio di interventi. Avete la possibilità di cambiare la piccola storia locale facendo scelte di cambiamento, scelte controcorrente. Avete questa opportunità unica in cui l'economia, Banca Mondiale dice dobbiamo cambiare, ridurre di 2 gradi la possibilità del surriscaldamento al 2050. La Chiesa, il Papa dice dobbiamo cambiare. Il mondo scientifico dice dobbiamo cambiare. Le associazioni dicono dobbiamo cambiare. E la politica cosa dice? Voglio conservare, voglio mantenere. No, potete dire assieme. È un percorso che facciamo assieme. Associazioni sportive, ambientalisti, non siamo contro, noi siamo assieme, un percorso comune. Possiamo farlo questo. Abbiate il coraggio di fare determinate scelte. Siamo qua assieme per incoraggiarvi. Ve lo diciamo con il cuore, assieme potete cambiare, prendere delle decisioni di cambiamento, dire sì, Tibre ferroviario, costa 10 volte in meno, magari ho anche i soldi per una tangenziale. Sì, una mobilità nuova, il pensare le nostre città in modo nuovo. Le città sono responsabili per il 75%. Per il 75% dei consumi di energie fossili, per l'80% delle emissioni di CO2.
il ripensare le nostre città, mobilità sostenibile, zone 30, ripensare assieme con i cittadini può essere il modo per fare scelte concrete che vanno in quella direzione. Molti comuni hanno approvato i PAES. Questi PAES dove sono? Sono chiusi in un cassetto. Ma il cambiamento è quello, impegni per ridurre del 20% le emissioni di CO2 al 2020. Cari sindaci, togliete dal cassetto, aprite questi cassetti, progetti che avete pagato. Avete pagato con i nostri soldi. Tirate fuori questi progetti, prendeteli, traduceteli in azione con noi. Siamo qua assieme per chiedervelo. Solamente assieme riusciremo, penso, a cambiare qualcosa. Grazie. Bene, Angelo. Intervengo perché sono presenti i sindaci. Damiano mi ha rubato il concetto da esprimere. Noi come singoli cittadini, ma anche come piccole comunità, possiamo fare molto. Non dobbiamo aspettare che si mettano d'accordo i potenti della terra. Io vorrei dall'amministrazione attuale un grande impegno su questo progetto ferroviario e vorrei vedere, ora che siamo stati in stazione, riaprire quel deposito di biciclette in cui a centinaia da studenti abbiamo riempito e fatto ricca la signora che gestiva il deposito. Adesso è in completo abbandono, c'è una stazione da rivalutare, c'è una linea ferroviaria da potenziare, c'è una dignità da portare avanti per i cittadini, studenti e lavoratori che si spostano da Casalmaggiore a Parma, Cremone, a Mantova. Questo è un progetto che io chiedo, che sicuramente avrà l'elogio del mondo ambientalista. Il mondo ambientalista è uscito dalla sua nicchia. Quest'anno, almeno da noi, io vedo che il tema non è più la conservazione della natura tal quale o la protezione di questa o quella specie. Noi siamo davanti a quella che qualcuno ha definito una tempesta perfetta di problemi ambientali. Non c'è solo il cambiamento climatico, ci sono tutte le cose che ha detto Cesare, c'è soprattutto il problema dell'esaurimento delle risorse, non solo quelle fossili, ma anche le materie prime che servono a darci gli oggetti di uso quotidiano. Queste materie prime, alcuni studi hanno detto che nel giro di un anno finiscono per i tre quarti nelle nostre discariche, nei nostri inceneritori. C'è un problema di sovrapproduzione, di sovraconsumo, ma anche di sovrapproduzione di rifiuti. Saremmo immersi nei rifiuti. Il petrolio si trasforma in CO2 e in altre porcherie che vanno in atmosfera. Tutte le altre materie si trasformano in montagne di rifiuti che ci sommergeranno. Quindi c'è un problema di sovrappopolazione, di sovrapproduzione e di sottosviluppo di alcune parti del pianeta. Noi dobbiamo superare in questa battaglia, come singoli cittadini, come amministratori, ma anche come potenti della terra, come politici, come economisti, delle barriere psicologiche molto importanti e anche dei problemi enormi che richiedono un cambiamento culturale. Il governare il tasso di riproduzione del genere umano non deve più essere un tabù. Mi rivolgo anche a tutti gli amici cattolici credenti. Bisogna porre un freno all'incremento della popolazione umana. Fra 20 anni saremo 9 miliardi di persone, se va bene. Se va male saremo anche di più. Questo di fronte a un'agricoltura che già adesso fa fatica e farà sempre più fatica col cambiamento climatico a dare da mangiare a tutte le persone del pianeta. 2 miliardi di persone già soffrono la fame, c'è un problema di iniqua distribuzione delle risorse del cibo, c'è un grosso problema di ingiustizia climatica globale. Pensate come sarà il mondo quando saremo 2 miliardi in più. L'agricoltura ha enormi problemi, dovremmo sicuramente ridurre, c'è un terzo della popolazione che soffre del problema opposto, dell'obesità. Quindi, signori, facciamoci sulle maniche. Io chiedo al sindaco Bongiovanni e a tutti gli altri sindaci di farmi vedere alla fine di questa amministrazione che quella stazione rivive e che possiamo cominciare a muoverci con altri mezzi. Grazie. Benissimo, benissimo, vanno, evviva, evviva! Viva!
Bravissimi, grazie.